La persona che ha sparato i quattro colpi di fucile da una settantina di metri, letali per Somalia Sacco, il ragazzo trentenne del Mali ucciso a San Calogero nel Vibonese, era già sul posto quando la vittima è arrivata nella fabbrica dismessa di San Calogero insieme con due connazionali. Questo è quanto è emerso dai rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Tropea che conducono le indagini. Gli inquirenti non formulano al momento un'ipotesi precisa, ma le indiscrezioni portano alla criminalità organizzata per cui Somalia potrebbe aver pagato una invasione di campo commessa quando, insieme con due connazionali, ha tentato di portare via delle lamiere dalla fabbrica dismessa in cui è avvenuta la tragedia. I tre migranti, tutti con regolare permesso di soggiorno, secondo quanto riferito dagli inquirenti, stavano raccogliendo materiale nell'area dell'ex fornace La Tranquilla del centro del Vibonese, quando un uomo è sceso da una Fiat Panda premendo quattro volte il grilletto di un fucile. Aspettavamo il cambio di rotta, la sburocratizzazione di un iter più snello di accesso ai bandi del POR 2014-2020, così come annunciato da Oliverio. Ogni speranza è rimasta delusa, è quanto afferma l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara, che attacca il governo regionale calabrese per tutte le criticità che stanno emergendo circa la gestione della macchina burocratica e del programma operativo regionale nello specifico. Il presidente della regione Oliverio ha partecipato a Maira all'inaugurazione da parte del sindaco Giacomo De Marco del centro accoglienza e socialità, struttura di aggregazione per sport, cultura e svago, situato nella contrada Alorio della cittadina affacciata sull'Alto Tirreno Cosentino. Un'occasione questa nella quale Oliverio è tra l'altro tornato a parlare dell'attenzione che la regione destina ai borghi, realtà caratteristica dei territori inseriti in progetti che puntano alla valorizzazione nell'ottica delle nuove ed emergenti domande turistiche e culturali. Entra nella fase operativa City Logistic, misura del piano regionale dei trasporti finalizzata ad incentivare la mobilità urbana attraverso la sostenibilità della distribuzione delle merci. La misura è stata presentata in un seminario alla Regione presieduto dal vicepresidente della Giunta Calabrese, Francesco Russo, assessore alla logistica. Le città dovranno presentare dei progetti e saranno molto liberi di organizzare quello che propongono. Allora devono essere identificate, per esempio, delle piazzole urbane dove parcheggiare per rifornire i negozi, i veicoli elettrici che abbiano la possibilità di non inquinare. Saranno supportate per esempio queste bici elettriche di nuova generazione per la distribuzione dei pacchi che diciamo, oggi con i servizi internet si aumentano molto di più, tutti noi compriamo oggi su internet un sacco di cose. Allora si tratta di regolarizzare tutto questo mondo, riusciamo a riorganizzarlo, ci proiettiamo tra le migliori città europee, questo è l'obiettivo. Cioè, la Calabria vuole correre per essere con i propri centri tra quelli più sostenibili a livello europeo. Oggi è una prima tappa. Se noi apriamo tre metropolitane e aggiungiamo al buco dei trasporti economico che c'è già nella nostra regione un altro buco da 30-40 milioni di euro, noi non risolveremo più il problema dei trasporti. Se è un problema di logistica importante delle merci, deve essere fatto anche per aiutare l'attività commerciale nei centri storici, quindi non solo a Catanzaro. Dobbiamo concepire un sistema di logistico importante che possa supportare poi questo sistema. E ho anche detto che i sindaci non possono essere esperti di tutto, non hanno i dirigenti con una specializzazione su questi settori. Dobbiamo necessariamente avere a fianco diciamo, delle aziende che conoscono bene il settore e che ci possono aiutare a fare pianificazione. Allora, quando c'è stata l'opportunità di avere qualche grosso gruppo come quello olandese di TNT che è venuto in Calabria e voleva aprire una piattaforma, ma non riesco neanche a farlo ricevere dalla Regione Calabria, ho un problema, perché quello avrebbe dato sicuramente un grande supporto alla nostra regione per quanto riguarda il sistema della logistica e oggi saremo sicuramente avanti.
Il limone di Rocca Imperiale IGP, coltivato da secoli nel territorio di Rocca Imperiale, noto nel comprensorio col nome di Antico o Nostrano di Rocca Imperiale, è stato protagonista delle degustazioni dell'ultimo weekend a FICO Italy World di Bologna. Il territorio di Rocca Imperiale, si legge in una nota della regione, gode di un microclima ideale per la coltivazione di piante da frutto ed in particolare del limone, con inverni miti e temperature mai inferiori a 0 gradi. Vanta perciò la produzione limonicola più importante di tutta la provincia di Cosenza e dell'Alto Ionio. Un veliero di circa 15 metri di lunghezza denominato Billy One, battente bandiera greca con a bordo 7 migranti e 2 persone di nazionalità greca individuate come scafisti, è stato intercettato e sequestrato dai mezzi aeronavali della Guardia di Finanza al largo delle coste della Calabria. L'operazione risale ai giorni scorsi, ma il reparto aeronavale delle Fiamme Gialle ne ha dato notizia questa mattina. Grazie ad una segnalazione, l'imbarcazione è stata intercettata a circa 5 miglia a sud di Capo Spartivento, nel Reggino. Da qui il decollo immediato di un elicottero A109 Nexus dall'aeroporto di Lamezia Terme, dove ha sede la sezione aerea del reparto. Una vedetta della sezione operativa navale di Roccella Ionica è stata indirizzata sull'area segnalata, unitamente ad una seconda unità navale costiera fatta appositamente uscire da Reggio Calabria. L'elicottero, giunto sul posto, ha individuato a circa 200 metri dalla linea di costa, nei pressi di Bova Marina, l'imbarcazione a vela segnalata, nel frattempo avvicinatasi ulteriormente alla costa, dove aveva appena iniziato le operazioni di trasbordo dei migranti verso terra. La direzione investigativa antimafia di Catanzaro ha sequestrato beni riconducibili ad Antonio Caglioti, di 61 anni, sorvegliato speciale, arrestato nell'estate del 2013 insieme ai suoi più stretti familiari nell'ambito dell'operazione Grincia, con cui la DDA di Catanzaro ha fatto luce sulla violenta faida di 'Ndrangheta che tra il settembre del 2011 ed il novembre del 2012 ha visto contrapposte nell'area del Vibonese i Patanei Petrolo Bartolotta di Stefanaconi, sostenuti dai Mancuso contro la società di Pisco Pio. L'uomo è stato poi condannato in via definitiva a 4 anni e 8 mesi di reclusione per violazione della normativa sulle armi, in quanto ritenuto, insieme ai parenti coinvolti, sodale alla cosca Patania con specifico ruolo di armiere del clan. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Vibo dopo la proposta avanzata dalla direttore della DIA e fondata sull'esito di indagini patrimoniali svolte dagli investigatori della sezione operativa di Catanzaro, che hanno evidenziato un'evidente sproporzione tra i redditi dichiarati da Caglioti e dal proprio nucleo familiare rispetto al loro tenore di vita. I carabinieri della compagnia di Tropea hanno eseguito nella notte a Nicotera una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dalla GIP del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di 3 giovani ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa dei militari ha consentito di risalire e identificare i 3, tutti di Nicotera, che avrebbero messo in piedi e gestito una vera e propria rete di spaccio di stupefacenti nell'area della frazione marina. I carabinieri di Isola Capo Rizzuto e di Cutro hanno arrestato un uomo di 41 anni, imprenditore agricolo, ritenuto responsabile di tentato omicidio. L'uomo, al termine di una lite scaturita per futili motivi, è salito a bordo della sua autovettura Fiat Punto e, secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, ha investito volontariamente un bracciante agricolo cinquantenne di Isola Capo Rizzuto, trasportato successivamente in ospedale. L'uomo si è dato alla fuga subito dopo aver commesso il fatto, ma è stato rintracciato al termine delle ricerche subito avviate dagli investigatori. L'uomo è stato trovato nella propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Gli amministratori condominiali e le utenze commerciali hanno 45 giorni di tempo per mettersi in regola con quanto disposto dalle modifiche al regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani in merito al corretto posizionamento dei carrellati condominiali sul suolo pubblico. Lo ha affermato durante una conferenza stampa a Palazzo dei Nobili Domenico Cavallaro, assessore all'ambiente del comune di Catanzaro. Sono passate poco più di 2 settimane dall'approvazione di questa nuova prescrizione regolamentare da parte del Consiglio Comunale,
Una volta terminata questa fase in cui si potrà e dovrà indicare la posizione dei propri carrellati sul suolo pubblico comunicandolo agli uffici preposti, ha affermato Cavallaro, l'amministrazione procederà con controlli serrati, con quello che ho definito un giro di vite nei confronti dei trasgressori, siano essi utenze domestiche o commerciali, sulla base del preciso input ricevuto dalla sindaco Abramo. Le utenze commerciali che non rispetteranno la normativa per due volte di fila verranno chiuse per 3 giorni. Ascoltiamo Cavallaro ai nostri microfoni. Sicuramente è necessario fare degli altri interventi, come ho già detto io ho iniziato a fare i primi interventi nei confronti dell'azienda Sieco che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, adesso però insieme alla Sieco dobbiamo anche far capire ai cittadini che non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, per fortuna nella nostra città i cittadini di serie A che si comportano correttamente sono la maggioranza ed è dimostrato dalla percentuale di raccolta differenziata che è abbastanza alta. Purtroppo abbiamo i cittadini di serie B che pensano di essere più furbi e quindi noi dobbiamo in qualche modo perseguire. Ecco, le iniziative illustrate quest'oggi vanno proprio nella direzione di proteggere di fatto i cittadini corretti, quelli incivili che sono senz'altro una minoranza, lei parlava del 20% se dovessimo quantificare, che però è un 20% purtroppo che si fa notare negativamente. Purtroppo era quello che dicevo all'inizio della conferenza stampa, la gente non apprezza il 70%, noi cittadini, se io metto la parte dei cittadini, non apprezziamo il 70% di raccolta differenziata, noi notiamo che abbiamo delle zone che diventano delle discariche abusive, delle zone di abbandono che fanno perdere il decoro, fanno vedere una città che non, che non è pulita, cosa che non è vero, però mi rendo conto che all'occhio del cittadino sono quegli abbandoni che ci fanno vedere la città sporca. Senta assessore, tolleranza zero, parlava di tolleranza zero sia per quanto riguarda la Sieco che ora per i cittadini, ora più che mai, con ancora più convinzione. Sì, ancora più convinzione, lo faremo nel modo non sotto forma di protesta, sotto forma di rispetto di quelli che sono i regolamenti, di quello che la legge prevede nella gestione dei rifiuti. La società Verdi Idea subentra Lati Verde nel servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico della città di Catanzaro. Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente Domenico Cavallaro dopo l'incontro che ha avuto con i responsabili dell'impresa, che si è classificata seconda nella gara d'appalto bandita da Palazzo De Nobili. La situazione relativa al verde pubblico, ha affermato l'assessore ai microfoni di RTC durante una conferenza stampa, va ristabilizzata al più presto. Per questo motivo mi impegno in prima persona a seguire e vigilare sui lavori che verranno eseguiti dalla nuova ditta in modo da restituire ai cittadini l'igiene e il decoro che merita la città. A proposito di verde pubblico, noi di RTC abbiamo chiesto al rappresentante di giunta se e quali saranno le strategie per la reale e totale riqualificazione di Villa Trieste, inspiegabilmente abbandonata al suo destino da anni. Si tratta di uno dei luoghi più belli della città che andrebbe difeso e valorizzato. Ma finora non è stato affatto così, anzi il contrario. È auspicabile una Villa Trieste realmente, veramente più bella, insomma una riqualificazione di uno dei luoghi più belli della città. Finora tutto ciò non è stato fatto. Finora tutto ciò non è stato fatto, io ho chiesto scusa ai cittadini perché non ci sono riuscito con gli strumenti che la legge mi consente, oggi la legge mi consente di avviare un processo nuovo con una nuova azienda e io prometto alla città di Catanzaro che avvieranno non solo Villa Trieste ma tutti i giardini e le ville della città saranno utilizzabili e possono essere godute da parte dei giovani e dei meno giovani. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenuti questa mattina in via delle Rose nel comune di Lamezia Terme a San Biase per il salvataggio di un cane che, abbandonato, aveva trovato riparo sotto un lastrone di cemento situato nel cortile privato di un'abitazione. Il cane, per un probabile movimento di assestamento del lastrone di cemento, era rimasto incastrato non riuscendo più a muoversi. L'immediato intervento dei vigili è valso a mettere in sicurezza il lastrone e contemporaneamente a liberare il povero animale. Il cane, che comunque non ha riportato ferite, è stato consegnato ai proprietari dell'abitazione, che già da qualche giorno avevano deciso di adottarlo. Il sogno promozione del Cosenza Calcio continua e si rafforza. I Lupi volano in semifinale eliminando anche la San Benedettese dopo il Trapani, la Casertana e la Leonzio. I playoff di Serie C continuano a regalare emozioni forti ai tifosi dei rossoblu che vivono un'altra giornata stupenda alla Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto.
I calabresi di Piero Braglia domenica sera hanno sfidato i marchigiani allenati da Moriero nella gara di ritorno dei quarti di finale. Dopo la vittoria striminzita all'andata per 2-1, i lupi erano obbligati a non perdere. La rete del calabrese Mungo al settimo spezza le gambe alla San Benedettese, chiamata a rovesciare l'incontro. Il Cosenza difende con ordine, riparte con disinvoltura e dalla 77esimo piazza anche il colpo vincente con Alan Baclè, pronto a raddoppiare e a chiudere la sfida facendo esplodere i tifosi giunti sulla costa adriatica. E semifinale, Cosenza sogna, ma deve ancora superare ostacoli duri. Il primo si chiama Sud Tirol, la squadra bolzanina che ha eliminato la Viterbese nei quarti e non vuole fermarsi. Gara d'andata mercoledì 6 giugno in casa del Sud Tirol, ritorno al San Vito Marulla domenica 10. L'intera città ora ci crede ed è al fianco della squadra che continua a vivere un sogno. Intanto il Catania ha battuto ed eliminato il Feralpi Salò di Toscano, mentre il Siena ha fatto fuori all'ultimo secondo la Reggiana. Siciliani e toscani si sfideranno nell'altra semifinale. Mister, allora, semifinale devono essere, semifinali sono state, il Cosenza è grande comportamento, all'andata l'ha voluta vincere a tutti i costi e qui al ritorno ha bissato con una prestazione, possiamo dirla, maschia, anche perché andare subito in gol è un po' ha messo, come dire, i conti a posto subito. Ma io non so come vedete le partite, onestamente. No, abbiamo fatto una grande azione, abbiamo fatto un bel gol, punto, basta, non è che... Non è che tutte le volte dobbiamo per forza cercare qualcosa che non torna, perché sennò veramente qui... Io dico che la squadra ha fatto la prestazione che doveva fare, perché se vuoi vincere su questo campo devi giocare così, devi essere tosto così, perché loro sono una squadra tosta con un grande pubblico, come ce l'abbiamo noi ce l'hanno loro. Perciò noi dobbiamo essere non felici di più, perché hanno buttato fuori una grande squadra secondo me. Sì, questa era quella la domanda che gli facevo io. Il Cosenza oggi è determinato, tra le altre cose, dopo tre giorni una partita e fra tre giorni ce n'è un'altra, bisogna anche gestire l'energia adesso. Bisogna gestire le energie, bisogna cercare di recuperare il più possibile, loro hanno anche due ore di più di noi di recupero, perché poi a questi livelli dopo inizia a contare tutto. Loro hanno giocato alle 6, noi si è giocato due ore e mezzo dopo. Non ci sta da viaggiare, loro ci aspettano là e loro sono una squadra forte, se no non arrivi secondo in questo girone. Percentuali? Mario D'Anglie, dai su, fammi fare la prima partita poi te lo dico. Mimmo, allora, un gol e ha aperto subito la partita, praticamente come l'ha aperta, l'ha chiusa? Sì, siete stati bravi a partire bene sia al primo che al secondo tempo, perché all'andata abbiamo sbagliato al rientro del secondo tempo e siete stati bravi a non subirli, pressandoli e ripartendo bene. Senti, si va a Bolzano, si gioca fra tre giorni, tu stai dimostrando un'energia incredibile, soprattutto in queste ultime tre partite, Baclè ti ha fatto i complimenti, morde come un cane ed è un esempio per tutti, come fai? Intanto lo ringrazio, ormai è alla fine della stagione, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e questo è anche merito del nostro staff che ci ha portato fino a qua e si vede che non solo io ma stiamo tutti bene, tutti corriamo. Io non ti chiedo previsioni, però della Sud Tirol l'avete vista? No, fino adesso abbiamo visto la San Benedettese, fortunatamente abbiamo passato il turno e noi ci dedichiamo a Sud Tirol. Senti, avete fatto festa uno spogliatoio, sentivo gridare. Sì, passaggio del turno normale, speriamo di festeggiare un po' più avanti, ce la metteremo tutta. Dopo la presentazione del nuovo tecnico Auteri ufficializzato venerdì ma in pectore probabilmente da mesi, la nuova USCA Tanzaro di Noto è al lavoro per pianificare bene la prossima stagione alle porte. Come annunciato venerdì, obiettivo Serie B nel breve periodo, ovvero in due anni, ma si arriva subito, tanto meglio hanno fatto capire tra le righe Noto lo giudice d'Auteri. Ed ecco quindi che la nuova triade prepara i primi colpi, sarà un calcio spumeggiante quello di Auteri, tendente ad offendere. Pochi i calciatori che resteranno dalla scorsa stagione, anche perché pochi sono i contrattualizzati. Che tipo di figure cerca allora il Catanzaro per affrontare questa fondamentale stagione di ripartenza? L'ennesimo nuovo anno zero, in cui l'obiettivo è un campionato di vertice con la tifoseria che attende in trepidazione e si aspetta un anno da protagonisti, risponde ai nostri microfoni l'esperto DS Pasquale Lo Giudice. È chiaro che anche la scelta di un allenatore conoscitore è... diciamo tra gli allenatori più importanti della categoria dà un messaggio chiaro a quello che è la progettualità.
l'obiettivo è probabilmente quello di scalare la categoria, però con i giusti passi. Il discorso dell'ansia della città e delle aspettative della città è perché è chiaro che per troppo tempo si stanno facendo dei campionati per una deludenti, comunque non nelle aspettative di quella che è la storia del Catanzaro. È chiaro che per la realtà è che per cercare di arrivare a essere competitivi e lottare per qualcosa di importante devi creare le condizioni e le basi. Un'ultima cosa, direttore Lo Giudice, chiaramente si parla di aspetto tecnico di squadra, ora sarete in due probabilmente a confrontarvi, oltre chiaramente alla presenza dello stesso presidente Noto. Una squadra, per costruire una squadra adatta, adeguata al modulo di Auteris. Vabbè, è chiaro che la filosofia dell'allenatore è una filosofia abbastanza, di un calcio abbastanza propositivo. Cercheremo di prendere dei giocatori adeguati alle caratteristiche di questo modulo. Quindi lui stesso. Un paio del Matera? Puoi dirci questo? No, assolutamente, perché qui non è che si tratta di uomini, si tratta di nomi, si tratta di uomini adatti alla filosofia del modulo dell'allenatore. La Vibonese si ferma all'ultima curva, dopo 34 risultati utili consecutivi la squadra rossoblu di Nevio Orlandi viene piegata in finale dalla Pro Patria che vince lo scudetto dilettanti. La gara è stata giocata sabato sul campo di San Giovanni Valdarno, polemiche per la direzione arbitrale affidata ad una donna, Maria Marotta di Sapri. L'inizio era stato tutto rossoblu, al primo minuto pericoloso Ciotti, al 21esimo traversa di Altobello, ma al 36esimo arrivava la rete dei Lombardi con Di Sabato che gelava Mengoni. Al quarto d'ora del secondo tempo bussava ancora la Pro Patria con Molnar che faceva 2-0. La Vibonese trovava soltanto la forza nelle finali di accorciare il divario con il solito Silvestri, ma era troppo tardi, lo scudetto va alla Pro Patria, ma la Vibonese rimane un grande campionato coronato dallo splendido traguardo della promozione in Serie C. Ottimo risultato per il Castrovillari nella finale d'andata del playoff promozione di eccellenza giocato alla Guariglia di Agropoli. In virtù del risultato di 1-1 e della rete realizzata in trasferta, i rossoneri potranno anche pareggiare per 0-0 al ritorno. Sul campo dei Delfini agropolesi i rossoneri si salvano nelle finale da una sconfitta che sarebbe stata pesante. I cilentani si erano portati in vantaggio al sesto del secondo tempo grazie alla rete su calcio di rigore di Dideo. Il Castrovilla ritrovava però la rete del pari al 44esimo sugli sviluppi di un corner con il guizzo di Curcio che rendeva felici i tanti tifosi rossoneri giunti al Guariglia.